Torniamo a parlare di arti marziali. Ormai è uno sport che abbiamo imparato a conoscere sia in questi studi attraverso interviste, ma anche con vari articoli, notizie che ormai negli anni hanno riempito i media locali e non solo. Uno sport che ha regalato grandi emozioni, grandi soddisfazioni, anche perché c'è una cultura dietro quello che è le arti marziali importante, e che permette la crescita sia umana ma anche sportiva, naturalmente sportiva con altrimenti anche i risultati, dei giovani e non solo che praticano questa disciplina. Oggi abbiamo con noi Daniele Tomaino, buongiorno, Buongiorno, ciao. 19 anni da Lusiglier, Sì. facente parte della Rembucan, storica franchigia territoriale che ha regalato e continua a regalarci delle belle emozioni. Daniele, con te facciamo come al solito una chiacchierata e vogliamo un po' scoprire, vogliamo un po' sapere di te. Prima di tutto, quando hai iniziato e come ti sei avvicinato al mondo del karate? Sport che, come diciamo spesso, non è proprio, almeno negli ultimi anni, si è evoluto molto sotto il punto di vista della proposizione tra i giovani, ma non è, diciamo, nei primi tre sport al mondo come per i giovani che lo praticano. Sì, in effetti non è proprio tra gli sport più popolari al mondo. Io ormai sono nel mondo del karate, nel gruppo Rembukan, da circa 7-8 anni, relativamente poco rispetto ai miei amici. Infatti ho iniziato, credo, per l'inizio delle medie. E non ricordo precisamente il momento in cui ho detto voglio fare karate, però sono sempre stata una persona molto sportiva, molto attiva, e ho fatto diversi sport. Quali sport hai fatto? Allora, come calcio, ovviamente. Ok, Però il calcio mi ha deluso molto, soprattutto dal lato dell'ambiente. Era già molto tossico vabbè. all'inizio, Ok. poi cambiando, perché la società poi è fallita, sono successe case di uno dietro l'altro, sono passato al baseball, Ok, qua a Castellamonte, ma Castellamonte. secoli fa, quando c'era solo una squadra. Quindi quando erano ancora Old Kings, Probabilmente sì, non mi giallo-blu. ricordo. Sì, Ok, esatto. allora gli Old Kings che oggi sono diventati King. Poi ovviamente la mia fortuna ha deciso che doveva fallire pure con la società, e quindi sono forse stato spinto più dalla zia e dal mio nonno, perché anche loro tempo fa facevano karate qua a Ok. Rivarolo, e mi hanno consigliato queste esperienze, sono andato a provare e ne sono rimasto affascinato. Quali sono? Tu fai sia kata che kumite? Sì, faccio entrambi, sì. Entrambi. Quali se preferisci tra i due, uno in particolare? Vado molto a momenti. In generale mi affascinano tutti e due in molti modi. Il kata più perché è molto preciso e C'è uno studio c'è uno dietro. studio dietro e trasmette proprio quella che si può dire l'essenza del karate. Però il kumite è proprio l'applicazione pura. Certo. In questo momento sono più sul lato del Ok. kumite, soprattutto perché devo migliorare molto di più quel lato, quindi mi sto concentrando di più. Beh, mi piace il fatto che comunque dici, non rimani nella tua comfort zone, perché dici, ok, quello devo migliorare, allora preferisco, proprio perché anche sotto questo punto di vista la crescita umana e sportiva che dicevamo prima si porta avanti cercando di fare di tutto per arrivare anche a dei risultati importanti. Esatto. Risultati importanti che quest'anno, parlavamo prima a telecamere spente, porteranno il Rembukan e molti suoi atleti, tra i quali anche tu, al via di un importante evento come i mondiali. Ecco, come ci si approccia a una manifestazione del genere e quali sono le emozioni che si vivono quando si arriva a una ribalta internazionale di questo tipo? Allora, quando ti danno la possibilità di affrontare un evento così importante come possono essere i mondiali, prima subito è che bello, sono stato convocato, e poi iniziano tutta una serie di preoccupazioni del tipo sono all'altezza, posso effettivamente competere, sono pronto o meno, e in realtà tutte queste domande sono abbastanza vuote perché non sarai mai pronto e non sarai mai a livello. Infatti quello che fa veramente la differenza è l'allenamento, non c'è talento, non c'è fortuna, è solo avere la testa dura e continuare ad allenarsi. È l'unico modo anche per spegnere queste vocine qua che ti continuano a tastarsi il cervello. Beh, un po' di ansia da prestazione, come si suol dire, anche naturale, perché quando si arriva a quei livelli lì, uno cerca sempre di puntare al massimo. Esatto, c'è anche un po' di aspettativa Certo. dietro che vuoi soddisfare, ma non è detto che. Beh, diciamo che è anche benzina nel motore, no? Nel Sì, senso di dire, sì, sì. ok, oggi arrivo quinto, domani arrivo quarto, vedo il podio vicino, per fare un esempio, quello è uno stimolo in più.
è anche vero che, come dici, non è una questione di fortuna, bisogna arrivare allenati, poi per quel giorno devi girare tutto bene, tu devi essere lucido, tranquillo, sereno. Sì, sì, ovviamente la giornata fa. Fa tantissimo. Appunto, volevo chiederti, visto la tua esperienza, tu, diciamo così, a amici o comunque a dei giovani che vogliono praticare sport e sono indecisi, perché dovrebbero scegliere il karate, secondo te? Allora, ma a livello personale, una motivazione personalmente ciò che mi affascina molto del karate è proprio lo studio dietro, l'analisi dei movimenti, tutto il lato più da testoni, diciamo. E se affascina questo lato qua, e secondo me il karate potrebbe essere un'ottima scelta. Invece tutto dal lato più agonistico, e lì va a carattere anche quello. Certo, sì, c'è chi effettivamente appunto è molto competitivo, e quindi vabbè, anche giusto che sia così. Naturale, dicevamo prima, fai parte di Remukan, una famiglia, perché è vero che chi la porta avanti è una famiglia buffo, però negli anni appunto qual è lo spirito, qual è il clima che si è venuto a creare all'interno di questa società, che poi alla fine raggruppa ragazzi che non sono puramente Rivarolo, sempre più anche da fuori, si è anche allargato negli anni, varie palestre in zona. Secondo te cos'è che rende il Remukan comunque la società importante e vincente? Una cosa fondamentale che ho visto anche confrontandomi con le altre società d'Italia è proprio il gruppo. E il nostro gruppo, che è tanto unito, fa la differenza su certi aspetti. Noi sì, siamo amici, però oltre a quello cerchiamo sempre, rimaniamo quasi sempre nel ruolo. Mm-hmm. Cosa significa? Che se per esempio ho i miei maestri, certo, che ci esco assieme, cioè adesso esco assieme, sì, magari vado a mangiare da loro, c'è sempre qualcosa che loro possono insegnarmi o meno, e io ho sempre la possibilità di migliorare. In più siamo tutti amici e quindi ci aiutiamo tutti a vicenda, nonostante poi durante le gare, se siamo dentro il tatami, nessun amico di nessuno. Beh certo, perché a volte può capitare che all'interno di una stessa competizione ci si trovi faccia a faccia con un compagno di squadra, e a quel punto è giusto alla fine puntare sempre al meglio. Come dici tu, amici fuori dal tatami, ma sotto dal tatami bisogna cercare di prevalere sempre. È una filosofia che è nello sport è anche quella giusta. Siamo arrivati quasi alla fine e ti chiedo, sei giovane, hai tutta la vita davanti, sportiva e umana naturalmente, sotto il punto di vista sportivo quali sono gli obiettivi che ti sei posto o eventualmente vorresti porti nel futuro, dove vorresti arrivare, quali traguardi vorresti raggiungere, che non devono essere per forza agonistici, però qual è la strada che vuoi percorrere sotto il punto di vista sportivo? Dal punto di vista sportivo il mio obiettivo è quello di arrivare e dire sono soddisfatto, so il karate e riesco a trasmetterlo, ma anche a impersonificarlo, a renderlo mio, sia dal punto di vista del kata che del kumite. Quindi il mio traguardo a livello generale è quello, ovvero arrivare a renderlo mio. Dal punto di vista agonistico vorrei avere una medaglia per ogni tipo di competizione, che sia europeo, mondiale o anche un pochino più bassa come gara, vorrei avere una gara per una medaglia per tipo. Beh, diciamo che fa sempre piacere alzarsi al mattino e guardare la bacheca e vedere che si è fatto qualcosa di buono, però in realtà credo che, Daniele, quelle le parole che hai espresso, e credo che la cosa migliore di buono che tu possa fare è proprio quello che hai detto inizialmente, cioè pensare, cercare di crescere, continuare a migliorare, arrivare a dire ok, oggi sono soddisfatto perché quello che è stato l'insegnamento dei miei maestri, dei tuoi maestri, è diventato un qualcosa tuo. Eventualmente tu potrai diventare anche tu un maestro e insegnare anche ad altri, perché credo che sia importante trasmettere quello che sia imparato. Potrebbe essere una prospettiva quella di diventare un giorno maestro? Un giorno maestro, proprio avere una mia palestra, non lo so. Mm-hmm. Però attualmente aiuto, già faccio da istruttore, anche se sulla carta non lo sono, e aiuto Giulia o aiuto Giacomo nelle sue palestre. Esatto, quindi diciamo che questo passo l'abbiamo iniziato ad annusare come funziona quel mondo lì. Bene, però per adesso facciamoti un grande in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti. Grazie mille. Prima dei mondiali, quali sono le altre gare? Allora, personalmente c'è solo più
un evento importante perché sono maggiorenne e quindi rientro in un certo tipo di gare, certo. Ovvero è il trofeo internazionale a Igia Marina. Ah, ok. Certo. Verso in onore del maestro Grossel che è mancato da poco. Certo. Invece per i minorenni, verso l'inizio di giugno, c'è il trofeo Ivan qui a Rivarolo, che dovrebbe riunire tutto il nord Italia. Ok, quindi in questo caso tu diciamo che sarai più spostato anche a dare una mano a... Sì, sì, ci sarò ovviamente ad aiutare. Ragazzi, certo, anche questo è importante, perché come abbiamo detto prima, trasmettere quello che si è imparato agli altri è sempre una bella cosa. Bene, grazie mille di aver raccolto il nostro invito. Grazie a voi. Di esserci venuto a trovare. Ti rifaccio di nuovo un grande in bocca al lupo e andiamo di rivederci eventualmente tra qualche mese dopo gli appuntamenti mondiali per tracciare un bilancio, per capire eventualmente quale sarà il prossimo step. Daniele, grazie ancora. Alla prossima. Grazie, ciao.